Io non penso che sospendere il soccorso in mare significhi scoraggiare le persone dal venire, perché chi fugge, fugge da situazioni estreme. Chi fugge non sa che tipo di organizzazione c'è in mare, che tipo di soccorso. Fugge perché a casa sua non ha più possibilità di stare, perché non ha più neanche la casa, perché ha subito violenze. Quindi chi è disposto a fare questo viaggio è perché lascia una situazione disperata. Quindi, non credo che non salvare le persone in mare sia la soluzione, né dal punto di vista etico, ma neanche come soluzione del problema. Il flusso continuerà finché ci sarà il problema e il problema va risolto alla radice, cioè nei luoghi dove ci sono i conflitti. Questo significa in Siria, in Iraq, in Somalia, laddove le persone non hanno la possibilità di vivere in sicurezza. Una volta che avremo lì risolto il problema, non ci sarà più bisogno di mettere in atto nessuna misura di contenimento o di contrasto, ma fin tanto che questo non accadrà, il flusso purtroppo lo avremo e avremo anche, se non incrementiamo il soccorso, le morti in mare.